Konnichiwa! Benvenuti a tutti voi qui nel mio canale, cari Giappolovers. Sono come sempre Giappogamer e benvenuti qui su Indivisible. E allora, quest'oggi siamo giunti all'episodio numero 42 di questa serie incredibile, insomma, questo videogioco veramente particolare pubblicato da Firefly Games. E allora andiamo subito a vedere che cosa succede quest'oggi in questo nuovo appuntamento di Indivisible. Ok, bene così. Salviamo al volo. Andiamo un attimo alla caccia dell'ultimo totem, che non ho la più pallida idea di dove possa essere. Allora, vediamo un po'. È su per di qua. Presumo di sì. Ok, vai così. Vai con un'altra gemma. Vai che abbiamo 4, bene. Per la difesa ne servono 15, per l'attacco ne servono 20. Beh, buono, buono. Vediamo un po'. È di qua e di qua. Lungo passaggio. Ok, siamo sbucati qua. Quindi, allora, quindi tutta questa parte qui l'abbiamo vista. Tranne là a destra non so cosa ci sia. Vediamo un po'. Oh, c'è pure qua un'arpia. A questo punto, visto che ci sta, combattiamola. Vai così, grande Zebei. E prendi questo qua così. Ah, ma siete in tre, mortacci vostri. Sarà un combattimento un po' più lungo, cavolo. Siete tre arpie, mortacci vostri. Tarato. Vai Zebè, pensaci tu. Vai così. Vai così. Ancora Zebè, ancora tu. Perché no? Ok, occhio ragazzi, occhio. Parati, parati. Dai, abbiamo migliorato pure la difesa. Occhio ragazzi. Vai così. Vai Dar, pensaci tu, pensaci tu. Dai che manca poco. E purtroppo le erbe di Nuna non ci arriva, perché svolazza. Ok, bene così. Più 780, ottimo così. E allora, Nuna ha 35 cuori. Vediamo un po' lui che ci dice. Non credevo che avrei incontrato qualcuno qui. Se vedi la mia stanza segreta per la pausa caffè, di al mio gatto, tra virgolette, Copi, che non tornerò per un po'. Ehi, qualunque cosa accada, non ti fermare. Cavolo, è scomparso. Cavolo. Ma c'è qualche segreto qua? No, eh. Tutto sto casino per una stanza qui, boh, non lo so. Non c'è qualche passaggio segreto, no, che non conosco. Ok, bene così. E ci ritroviamo qua. Certo, una stanza segreta senza una gemma, cavolo. Ma. E allora di là ci siamo stati. Sotto sulla sinistra, qua sotto sulla sinistra. Cioè, qui a destra, prente. Sulla sinistra. È lì. Là è tutto nero. Non abbiamo visto cosa ci sta. Vediamo un po'. Ci sei tu.
Vai così, vai così, vai così. Mamma mia che roba. Ok, vai, abbiamo mirato un po' di difese. Vai così, vai così. Grande Nuna, mamma mia come attacca. Ok, ha messo pure le sue piantine. Grandissima. Così ci difende. Vai così, vai così. Vai Dar, vai Dar. Colpi di grazia Dar. Vai Dar. Vai tutti e due, così. Pure tu Zebè, grandissimo. Parato. Parato. Ok. Vai così. Vai Nuna. Ok, grandissima Angela. Bene così, Zebè 26 cuori. Nuna rimane a 35, Dara 7 cuori in positivo. Bene così. E possiamo salvare. Salvataggio volante. E dovrebbe essere per di qua, sì. Allora. E cavolo. E vabbè, però, cazzarola. Ok. Ma sopra direi anche no. Facciamo qua sotto. Mamma mia. E di là non ci si può andare. Direi ancora qua sotto. E becca di questo qua. Che ci vuoi slinguazzare così, eh? A gratis. Vai ragazzi, vai ragazzi. Vai così. Sbarazziamoci di queste pallette. Vai così ragazzi, ancora, ok. Vai Zebei. Vai così. Ottimo così. Adesso attaccano. Parati, brutti bastardelli. E beccate queste qua. Parato. Adesso attacchiamo noi. Vai Dar, dai colpi di grazia. Vai Zebè pure tu. Parato. E adesso credi amico mio. Ok, 684 punti esperienza. Bene così. E direi sì. Sotto per di qua. Ok. E qua ci sta lui. E ci stanno loro in realtà. Vai da... Ah no, vai Nuna, vai tu. Anzi pure tu Zebè. Coraggio tutti quanti così. Ancora, ancora. Ancora così. Vai Zebè, vai Zebè. Bene così, bene così. Tanto adesso attaccheranno a loro maniera. E noi pure attacchiamo alla nostra maniera. Vai Dar, vai Dar. Vai Nuna pure tu. Sì. Ok, yatta. 612 punti esperienza, buoni come il pane. E infatti la nostra Ragna è livellata a livello 29. Zebè rimane a 26 cuori. Nuna 36 cuori e Dar 7 cuori. Bene. Tutto fa brodo. Allora poi qua. E chi cazzo sei?
che è mini boss fight. Cazzarola. Possiamo andare pure su, tra le altre cose. Forse per evitarlo. Intanto cerchiamo di arrivare a tre punti colorati, va. 9 hits, 10, 11. Poi non so dove caspita vada. E cosa difende soprattutto? Ah, difende, c'è una gemma e c'è un mini salvataggio. Vabbè dai, però fatti. Dai, rimani là. No, mi sa che difende anche a questo punto un totem, l'ultimo probabilmente. Perché se no non ci sarebbe, porca miseria. Dai, vieni qua, fatti sotto. Dai, vieni qua, non mi fa perdere tempo, dai. E mortacci tua. Sì, e becca di questo qui. Occhio ragazzi, occhio a questo. Che si para. Che sta difesa dell'ultimo totem probabilmente. Non so nemmeno come si chiami sto mosso sinceramente. Così, così ragazzi. Vai Dar, vai Dar. Sei chiuso, cavolo arriccio. Se no avrebbe preso più punti. Vai Nuna, vai tu, vediamo un po' se fa qualcosa. Sì, un qualcosa fa, grandissima Nuna. Dai che più o meno sta a metà. Si para, bastardo. Vai Zebè. Ok, dai che sta a metà. Poco meno della metà. Si è parato, cazzarola. Si chiude al riccio. Vai così. Tacci tua, ma che cazzo sei? Meccanico, che cazzo di mostro sei? Mortacci tua. Aggrediamolo finché possiamo, cazzarola. Vai Dar, vai Dar. Qualcosa gli fai, vai così, vai così. Poi si chiude al riccio. Vai Nuna. Ok. Vai così, vai così. Veramente sembra un ruolo di tartaruga robotica. Tacci sua. Grandissimo, vai così, vai così. Abbiamo raggiunto due punti. Vai ragazzi. Vai che manca poco. Vai Nuna, vai tu, vai tu. Grandissimo, sì, yatta. 1600 punti esperienza. Zebbe 27 cuori. Gli altri rimangono tutti così. Bene così, bene così. Sparisci. Mamma mia, bella mini boss fight però. Ovviamente possiamo salvare al volo. E eccolo qua l'ultimo totem. Vai così, vai così. Ottimo, oh, quello era l'ultimo. Ora possiamo, vabbè. Ok, bene, bene. Ok, l'acqua si scioglie, se ne va. Quindi possiamo andare, credo, a combattere la regina serpente. Risalviamo, va. Regina serpente che... bisogna... Allora, mappa a me che qua... Sto livello è bello grosso. Ok, quindi dobbiamo arrivare... Quindi tocca ritornare su. No, cavolo, cavolo.
Ok. Ok, più o meno. Ok, vai così. Siamo già a 6 gemme. Bene, bene. Che ci vengono praticamente regalate lungo il percorso. Ok. Cavolo. E vabbè però. No, no, no. Vabbè. Ok, vai qui così. Sì, vabbè. Ok. Cheap shot. Sì, vabbè. Allora, vediamo un po'. Sì, vabbè. Ma che caspita è zompa. Allora, vediamo un po', correndo. Sì. Allora. Vai qua coi fiori. Porca la miseria. Ma che caspita. Allora, vediamo un po'. Ok. Vediamo un po'. Così. Che caspita però. Vabbè però, ma che caspita. Mamma mia che passaggio che è. Ok. Vediamo un po'. Ok, bene così, l'abbiamo fatta. E ok, mamma mia, mamma mia. Passaggio bello tecnico. Cavolo. E vabbè.
vabbè, però che caspita. Allora. Allora, fiorisci. Ok, bene. Ok. E fin qua. Qua fiorisci. E cavolo. No, tocca andare per forza qua a sinistra. No, no, no. Ottimo così. Ok, bene. Ok, poi vediamo un po'. Dove caspita passare? Vediamo un po'. Cavolo, dai, coraggio. Ok, bene così. Vogliamo un po'. Ci sarebbe pure il passaggio là sopra, però non so come caspita fare. Ok, bene. Salviamo qua al volo. Dobbiamo un po' di risalire da qui. Ok, bene così, mamma mia. E siamo qua, ok. Quindi vediamo un po', mappa un po' più ingrandita mi serve. Quindi dobbiamo procedere qua a sinistra. Vai così, zompa qui. Zompa qua, ok, bene. Ah, cavolo, però qua c'è questa barriera qua. Vediamo un po'. No. Vai così. Vai così. Ok, bene. Risalviamo in maniera volante. Ok, qua ci consiglia di fare così, ma vabbè, ok. Allora, mentre ci dobbiamo andare giù di sotto. Ok, bene così. Ciao amico. Ok, qua c'è un altro bel salvataggio. Salviamo pure qui in maniera volante. Qua non c'è nessuno. Ok. E... ah, quindi non c'è nessun salvataggio. Vabbè, ok, possiamo pure tornare indietro, tanto comunque siamo vicini a probabilmente alla boss fight. E allora fammi salvare qua. Ok, bene così. Benissimo così. E allora, cari Giappolovers, eccoci qui nel fantastico mondo interiore di Ashna, la nostra eroina per quanto riguarda questo Indivisible, questo videogame pubblicato dalla Firefly Games. Allora,
Cari Giappo Lovers, anche questo episodio numero 42 di Indivisible termina qui. Sperando che vi sia piaciuto, vi invito a lasciarmi più like possibili. Commentate, condividete con i vostri amici e amiche in lungo e in largo. Seguitemi nei vari social, dove potete contattarmi e farmi qualsiasi domanda sui videogiochi giapponesi. Potete tramite appunto i miei social, che sono i seguenti, ovvero pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Ovviamente vi aspetto anche sul canale. Iscrivetevi, attivate la campanella per rimanere aggiornati sui vari video e episodi su gaming giapponese a 360 gradi, oppure a volte anche non. E vi aspetto anche sul mio blog, che potete raggiungere al link giappogamer.home.blog, dove scrivo prettamente news, quelle più importanti, e a volte anche le recensioni di videogiochi che riesco a portare a termine sul canale. E allora, cari giappolovers, io vi ringrazio uno a uno per essere arrivati fin qui, e dal vostro giappogamer per il momento è tutto. Matane! E ai prossimi episodi!